Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie a Fausto Paravedino, a tutta la compagnia del Senso della Vita di Emma che dopo una lunga tournée iniziata quest'autunno è approdata ieri al Teatro Giovetti e sarà in scena fino al domenica 18. È stata una serata ieri con un teatro pienissimo, il teatro è molto pieno fino alla fine delle repliche, è un successo straordinario di pubblico, ci è piaciuto molto, grazie ad Armando Petrini del Dams di Torino che condurrà questo incontro. E iniziamo subito perché poi, come si sa, gli attori devono andare in scena, per cui alle 6:30 puntualissimi finiremo l'incontro. Lascio quindi lo spazio e... Cioè, non so se tutte queste serie sono perché siamo... No, sono tante per noi due e poche per la compagnia, un giusto mezzo. Sì, io non vedo niente perché ci sono questi... volete venire... qualcuno vuole venire qui degli attori? Siamo tutti qui, diciamo, siamo qui. Dunque, vieni Maria. No. Castrato nel pulso. Non vi preoccupate che tempo, pochi minuti, poi siamo tutti qui, cioè sarete qui a parlare. Dunque, grazie anche da parte mia a Fausto Paravedino, a tutti gli attori, questo lavoro che, come sapete, ci hanno detto fino a domenica. E, dunque, Fausto Paravedino è una figura particolare nella scena teatrale italiana, perché come sapete è un artista che è attore, regista, è autore quasi sempre o molto spesso dei testi che recita. Diciamo che non è un caso così eccezionale nel teatro italiano, cioè non è eccezionale, ma voglio dire, non è, ci sono altri artisti che sono attori, registi, autori, ovviamente ce ne sono diversi, ma non è così frequente comunque, non è una cosa così frequente, ci sono naturalmente dei nomi che sappiamo tutti, come non so, Edoardo, Dario Fo, eccetera, ci sono anche degli altri... Molière, Shakespeare... Esatto, tanto per dotarci di una genealogia così modesta, Però appunto Molière, Shakespeare, cioè effettivamente l'attore-autore è proprio una linea del teatro, è forse la linea più fertile, io per esempio è quella che guardo con più attenzione, insomma, che mi piace molto, ecco, quando incontro un attore che è anche autore del proprio teatro mi appassiona in modo particolare. E quindi, se Fausto è d'accordo, io partirei da qui, prima di poi arrivare naturalmente a parlare dello spettacolo con lui e con gli attori, gli chiederei di parlarci di questa sua, di questo suo modo di affrontare il teatro, che non è appunto semplicemente il modo né semplicemente di un attore, né semplicemente di un regista, né semplicemente di uno scrittore di teatro, ma di tutte queste tre figure insieme. Tra l'altro, scusa, come sapete, prima di tutti, lui da poco tempo ha avuto una funzione al Teatro Stabile di Torino come dramaturg del residente, poi magari ci spiegherà e ci racconterà anche questo. Questo lo dicevo appunto a coronare la sua figura così poliedrica. Ecco, Fausto, dici... Sì, vi faccio col microfono, cioè ci sentiamo lo stesso, però così sono persuadente. Sono davvero, per me, mi sono reso conto piano piano di come siano almeno due aspetti terribilmente parenti, la recitazione e la scrittura per me e per altri invece hanno percorsi di scrittura molto più legati a percorsi intellettuali o che comunque non vengono dal palcoscenico, o magari, questo soprattutto all'estero, percorsi molto di scrittura molto legati al palcoscenico ma che non li implicano come attori. Io credo di aver cominciato come attore, credo, ma non ne sono neanche particolarmente sicuro, nel senso che professionalmente ho iniziato a fare il mio lavoro come attore, però
come ci sono arrivato è che ci sono arrivato più o meno raccontando storie, per cui raccontando storie dove quindi la scrittura, la messa in scena, la recitazione all'interno di una dimensione infantile sono la stessa cosa, si equivalgono completamente. Poi quando ho cominciato a fare il teatro di mestiere, anche se con una compagnia amatoriale, diciamo comunque di mestiere, per cui non come una forma di gioco, ma come qualcosa che, al quale dai il nome di lavoro, allora ho cominciato a studiare come attore e quindi a quel punto a smettere di scrivere automaticamente, perché quando cominci a lavorare, a studiare il teatro da attore, hai a che fare con l'autore che è uno più furbo di te. Dove il tuo lavoro è cercare di capire il lavoro di un altro che è nascosto a te e quindi metti automaticamente l'autore di teatro in una condizione di superiorità tecnica rispetto a te e quindi a questo punto diventa molto difficile scrivere laddove il tuo mestiere diventa cercare di capire come ha fatto Shakespeare. E poi piano piano facendo il teatro sono a questo punto direi ritornato a scrivere e mi rendo conto che quando insegno, perché mi capita spesso di insegnare sia scrittura teatrale che recitazione nelle scuole di recitazione, vedo che agli attori e agli autori dico esattamente le stesse cose, si fanno esattamente lo stesso tipo di esercizi e si affronta, diciamo, la traslitterazione della realtà, dalla realtà al palcoscenico, esattamente con la stessa qualità di sguardo. Direi che le regole per gli scrittori e per gli attori di teatro sono esattamente le stesse. Non so se ho risposto. Ecco, ma tu, diciamo, sei un attore che scrive anche? Si potrebbe dire così o no? O sei qualcosa di diverso? Dicevo, sono così simili le cose che, sì, cronologicamente sono un attore che scrive anche, e poi sono diventato uno scrittore che recita e poi un attore che scrive, nel senso che non faccio quasi mai le due cose contemporaneamente, a parte un progetto recente di scrittura scenica, proprio di scrittura attraverso l'improvvisazione. Di solito li tratto come due lavori distinti, la scrittura e la recitazione, per cui che non compaiono nello stesso momento, ma che si alternano. Ecco, in che senso dici in due momenti? Cioè, perché immagino... Nel senso che c'è un momento della scrittura nel quale si immagina il teatro e poi c'è un momento della recitazione, prima in prova e poi col pubblico, che è quello nel quale si cerca di mettere il presente, per cui la vita, quello che sta succedendo oggi che siamo in prova o oggi che siamo in scena, a servizio di un passato, cioè di una scrittura che è stata data, che è scritta e che quindi non è più. E il teatro è un gioco perennemente così, di far fare amicizia ai vivi e ai morti, quando noi, no, non riguarda solo i classici, riguarda anche la scrittura contemporanea, quando noi recitiamo cerchiamo di far diventare viva una cosa che è morta e cerchiamo di riuscirci il meglio possibile. E tu normalmente scrivi già sapendo con chi reciterai il testo che scrivi? Normalmente no, ma mi è capitato in vita di fare sia l'una che l'altra cosa, sia di scrivere una cosa che chissà che cosa diventerà, sia di scrivere sapendo esattamente... Allora, aspetta, perché c'è ancora una distinzione. Una cosa è sapere chi sono i personaggi, una cosa è sapere chi sono gli interpreti. A volte i personaggi non saranno gli interpreti, anche nel caso che siano attori, nel senso, se Jacopo mi ispira a cose terribili, io scrivo una pièce terribile con un personaggio ispirato in buona parte a Jacopo e in piccola parte a Giacomo, mai mi sognerei di chiamare uno di loro due ad interpretarlo, perché è la persona meno adatta a riconoscersi nella visione terribile che ho avuto di loro, per cui voglio dire, a volte scrivo sapendo chi sono i personaggi, a volte scrivo sapendo chi sono gli interpreti, e non è la stessa cosa. L'importante è scrivere delle cose
cose difficili, credo. Voglio dire, il rischio di scrivere sapendo che sono gli interpreti è di andare incontro alla loro pigrizia, perché l'attore è e deve essere per sua natura pigro, e quindi è compito dello scrittore il provocarlo a fare qualcosa che lui non vorrebbe fare, perché i personaggi sono delle persone viste in un momento di difficoltà, no? Noi andiamo a teatro per vedere fallire le persone, per vederli avere a che fare con un grandissimo problema. Nessun personaggio di una commedia o di un dramma vorrebbe essere in quella commedia o in quel dramma, altrimenti diventa un dramma noioso, no? Quindi per la stessa ragione ogni attore dovrebbe avere una sana pigrizia che cerca di impedirgli di mettersi davvero nelle condizioni di quel personaggio, perché è fisicamente ed emotivamente stressante, quindi gli attori hanno ovviamente la tendenza a cercare di rendersi la vita facile, quindi a smussare gli avvenimenti del personaggio, e quindi lo scrittore poi secondariamente il regista ha il compito di provocare gli attori a mettersi in difficoltà. Per questo dico che scrivere sugli interpreti potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché da un certo punto di vista le persone ti ispirano, perché lo sforzo dell'autore è riuscire ad essere tanti invece che ad essere uno, no? Altrimenti scrive umbilicalismi, no? Per cui da un certo punto di vista il sapere chi sono gli altri è un bel esercizio per riuscire, un bel aiuto per riuscire ad essere tanti, no? Però da un certo punto di vista, cioè, rischia di accontentare, di accomodare gli attori. E nel caso del senso della vita di Emma, che è il lavoro naturalmente che dice in questo momento Lombetti, la cosa come è andata? Cioè, è andata in una maniera molto particolare, nel senso che ho fatto una cosa che non avevamo mai fatto insieme a Iris, che era qua e adesso là. Abbiamo fatto casting a metà della scrittura, nel senso che ho scritto... Per scelta o per... Molto per scelta, direi. Un po' per scelta o un po' per come vanno le cose. Nel senso che... Io ho scritto la prima parte della pièce da solo, pensando semplicemente a scrivere una commedia che avesse tanti interpreti, perché questa era più o meno la condizione produttiva, non tantissimi, però ho sfidato un pochino verso l'alto la condizione produttiva. E poi, scritta la prima parte, abbiamo fatto delle audizioni, e da queste audizioni abbiamo tirato fuori un gruppo di lavoro. Con questo gruppo di lavoro abbiamo lavorato una settimana, abbiamo, non su scena, ma non sulla pièce scritta, ma su dei temi che avessero a che fare con la pièce o su delle scritture che a me, persone che a noi sembravano vagamente parenti, e da lì abbiamo scelto un gruppo di lavoro con il quale fare lo spettacolo. L'abbiamo integrato con degli attori che invece abbiamo scelto fuori da questo laboratorio, e quindi in questo modo abbiamo fatto il cast della prima parte che era già stata scritta, ma a questo punto quindi ho scritto la seconda parte della pièce sapendo già per chi lo andavo a fare. Seconda parte intendi proprio il secondo tempo? Secondo tempo. Sì. La pièce è una pièce in due parti. Di voi l'ha vista? Chi non l'ha vista? Ah, pochi. Tre vedenti, quattro vedenti e altri o non vedenti o futuri vedenti, insomma. Sì. Ok, la pièce è una pièce in due parti, che sono due storie quasi simmetriche, però anche indipendenti per certi aspetti, scusa. No. Siamo qui per ascoltare te, no? No, volevo chiederti, quindi la seconda parte, quindi è stata, diciamo, in qualche modo venuta fuori insieme al lavoro... No, non è venuta, l'ho scritta io in camera mia, però sapendo per chi andavo a scrivere, quindi inventando personaggi, per pensando, vediamo cosa succede se questo faccio fare questo, se quest'altro faccio fare quest'altro. E come lavora un regista che è anche autore del proprio testo con gli attori? Che modo di lavorare hai? Io ho visto lo spettacolo ieri sera. Naturalmente adesso devo ancora pensarci, nel senso che sono arrivate molte sensazioni, molte cose che devono ancora digerirsi, però per esempio
c'è una dimensione corale in questo spettacolo molto forte, molto ben riuscita, molto efficace, e sono, vorrei dire, una banalità assoluta, però tutti attori molto, molto, molto bravi, cioè nel senso, non voglio dire semplicemente dato tecnico che non c'entra, non è ovvio che sono bravi, però tutto funziona molto bene e c'è una coralità appunto che arriva molto agli spettatori, che è un elemento interessante tenuto conto che si è di fronte a un attore, regista, autore, cioè proprio uno che si pone, diciamo, in modo molto forte, no? Rispetto al pubblico, però lo fa attraverso una dimensione molto corale. Allora, tornando alla domanda, era come lavori insieme agli attori, che tipo di lavoro fai, perché è molto efficace, diciamo. Ma non faccio un lavoro diverso da quello che faccio o che farei se avessi a che fare con un altro autore, nel senso che io non so come si fa la pièce. Ho, rispetto ad un altro autore, ho un pochino più orecchio, ho un pochino più di facilità di orecchio su quello che scrivo, perché più o meno so qual è la musica. Buona parte del nostro lavoro è riconoscere il tipo di musica, il tipo di lingua che ha l'autore di teatro. E la mia un pochino la indovino ad orecchio, mentre quella di un altro la devo studiare un pochino di più. Però detto questo, non sono particolarmente armato come regista più di quanto lo sarei o lo sono quando ho a che fare con altri autori, nel senso che scrivo testi, non scrivo spettacoli, per cui non so come si fa e non so soprattutto i significati nascosti dei quali gli attori hanno bisogno, per cui noi più o meno poi ci mettiamo intorno a un testo o a una scena e la lavoriamo e ci studiamo quasi esattamente come si fa con i morti, come si fa con i miei colleghi. E morti o assenti semplicemente, o residenti nel Regno Unito, ecco. Sono tanti modi per essere autori assenti alle prove. Quindi mi viene da dire che è un lavoro classico. Da un certo punto di vista è un lavoro classico, da un altro punto di vista no, perché è... non è il modo di lavorare di tutti in Italia, nel senso è un tipo di lavoro che dà una grossa responsabilità autoriale all'attore, anche se l'ho scritta io, però non è che si inventano le battute, se lo fanno possono, però dà un tipo di responsabilità autoriale all'attore, nel senso che non gli capita più o meno mai che io gli dica come si fa, come dire la battuta, fai la scena in questo modo, men che meno dove stare, dove mettersi, no? Allora si studia insieme, si fa l'esercizio di cercare di provare questa scena, facendola insieme si discute poi insieme cosa funziona, cosa non funziona e perché, e in questo modo si entra dentro la lingua, per cui piuttosto il mio lavoro è di regista con gli attori, piuttosto di, diciamo, di trainer di questo tipo di esercizi. Adesso non conosco bene il gruppo, non conosco loro, non conosco i rapporti che avete, ma c'è un gruppo di loro con quale lavori più frequentemente, a parte... Allora, c'è Iris che è lì in piedi con la bambina, e invece Angelica Leo, che per chi ha visto lo spettacolo fa Giulia la stronza, e poi c'è Eva Cambiale che è qui, che fa Antonietta, mia moglie, e Jacopo Bicocchi che è lì vicino a Eva e fa Giorgio, che sono attori che già conoscevo e con i quali avevo già lavorato più o meno di frequente e comunque che conosco da tanto tempo, per cui anche quando non lavoriamo insieme abbiamo un dialogo continuo sul teatro, sulla nostra visione del teatro. E invece per tutti gli altri è la nostra first time. Sì, la compagnia è molto numerosa ovviamente, quindi più numerosa numerosa della consuetudine, no? Sì, molto, in questi momenti molto, è un po' difficile dal punto di vista produttivo. È una cosa molto bella della quale devo essere particolarmente grato ai vari produttori di questo spettacolo, perché è una bellissima opportunità
per in generale poter fare un teatro con un certo dispiego di mezzi umani proprio. E a maggior ragione perché che riguarda la scrittura contemporanea. Di solito, di solito il produttore affronta di avere a che fare, di dover avere a che fare con una compagnia numerosa quando Buchner lo vuole o Shakespeare lo vuole, non si può fare diversamente, no? Raramente viene dato ad un autore contemporaneo la libertà di far entrare qualcun altro a disturbare il monologo. Sarebbe bello se qualcuno di loro avesse voglia di raccontarci il lavoro con lui, cioè il lavoro fatto insieme a un regista autore, se qualcuno di voi ha voglia di... Noi siamo qui per... Vai, Marianna. Marianna, la cara Marianna. Vieni, Marianna. Sì. Sono estratta. Sudente, d'accordo. No, quindi il lavoro che abbiamo fatto. No, mi ha fatto piacere sentire prima quando parlavi del discorso corale, perché credo che su questo Fausto con noi e noi insieme abbiamo insistito molto. E, perché il fatto di raccontare una storia che è la storia di Emma è una cosa che subito ci è stata detta. E ad esempio che io subito ho fatto fatica a capire, quindi ci è voluto anche del tempo ovviamente perché siamo in 13, non ci conosciamo, veniamo da esperienze diverse, però il puntare sul racconto della vita di Emma, quindi ogni interprete, ogni personaggio ha il suo punto di vista sulla storia di Emma, è una cosa su cui abbiamo lavorato tantissimo. E quindi sì, direi questo. Poi io appunto con Fausto non avevo mai lavorato, quindi mi aveva colpito tantissimo all'inizio il fatto di sentire molta libertà creativa, no? Appunto di non avere un regista che ti dice vai da qui a qui, quando entri da questa quinta, quando esci vai di qua. E questo secondo me ci ha dato anche molta libertà, appunto. Oppure questa battuta, cioè non c'è mai stato detto questa battuta dilla così o vuol dire esattamente questo. Si è ragionato più su un percorso insieme e sull'ascolto dell'altro, insomma. E questo come spettatore è molto percepibile, cioè si percepisce benissimo che il lavoro fatto è di questo tipo, perché la recitazione non è mai una recitazione rigidita, ma imbrigliata in una cosa che si capisce che è stata predisposta. Cioè è chiaro che viene fuori, non spontaneamente, perché spontaneamente non viene fuori assolutamente niente, ma viene fuori da una capacità che io ho immaginato che fosse innanzitutto sua, ma poi di tutti voi, di essere collocati nel modo giusto per dire la cosa giusta. Cioè, siete nel posto giusto, e che come spettatore di teatro non sempre si vede a teatro di trovare attori che sono nel posto giusto, sono magari uno. E invece questa è una cosa che io ho colto con grande piacere come spettatore ieri sera. E certamente è sua, no? Nel senso che lui è un attore, tutte le volte l'ho visto, ho sempre visto questa cosa. Però ieri sera l'ho vista nel lavoro complessivo. Adesso tu mi confermavi in qualche sì, modo. Sì, poi cioè, credo e spero si percepisca, cioè io sento sempre che siamo abbastanza vivi, no? Abbastanza. Poi c'è la piccolina che è la più viva di tutte in qualche modo, perché lei è in scena, no, oltre alla mamma anche. Ecco. Sì, certo che siete vivi. Non si butta via niente del passato. Si butta via niente, la compagnia, l'antica italiana si porta dentro. Lo splendido, vuole aggiungere qualcosa? Sì, secondo me sì, lo conosco abbastanza per... Vabbè, se me lo chiedi così, forza. Qui si chiama lo splendido, uno spettacolo. No, quindi aggiungere qualcosa su come abbiamo lavorato? Per esempio, sì. Sì, è una cosa che ho già detto da altri incontri che abbiamo avuto col pubblico. Siamo stati tutti responsabilizzati rispetto al lavoro che dovevamo fare col nostro testo, che è quello che succede sempre, però ancora di più. È una cosa che è bella, fa un po' paura anche all'inizio, perché appunto
nessuno ti dice mai che è la cosa giusta quella che stai facendo, e avendo l'autore lì presente uno può anche essere destabilizzato da questa cosa. Però invece poi questo metodo di lavoro fa sì che uno non è mai tranquillo col suo testo, che secondo me è una cosa ottima quando si lavora sul palco, non essere tranquilli col proprio testo. Vero Zoe? È interessante questa cosa che dici di non essere tranquilli, cioè nel senso c'è una tensione continua, no? Fra il testo e l'autore, penso che volessi dire qualcosa del genere, no? Cosa vuoi dire quando dici che non sei mai tranquillo? No, non c'è tensione. Tensione positiva? Sì, sì, certo. Non è che c'è tensione, è che quello che dici, che siamo tutti al posto giusto, è una cosa su cui nel lavoro, anche in replica, a me capita di interrogarmi, perché non ci si può basare su quella che è la reazione del pubblico, magari, che a volte è contento, a volte sembra contento, a volte ride, a volte non ride, cioè è un parametro troppo pazzo, quindi uno, cioè, non è che siete pazzi, però uno deve scavare sempre di più nel testo, anche nel lavoro in replica, per trovare le proprie certezze non nel caos del testo, però proprio nel fatto di non essere tranquilli nel dire il testo e nell'averlo. Però le certezze che io ho quando recito sono cose che ho trovato poco a poco, sono dei piccoli click che sono successi nella mia testa in questi mesi in cui abbiamo lavorato insieme, e questo è stato possibile anche per il modo in cui ci ha fatto lavorare Fausto, pur essendo l'autore del testo con cui stavamo lavorando, che può sembrare all'inizio, quando uno dice lavorerò con la persona che ha scritto questo testo qua, può sembrare il contrario, dici ok, saprai esattamente cosa succede in ogni momento e mi guiderai in ogni passo, invece non è stato così, e per fortuna secondo me. Questo è quello che doveva aggiungere lo Splendido. Allora, cosa posso aggiungere? Sicuramente un aspetto molto bello del nostro lavoro con Fausto, bello anche alle volte molto faticoso, è che, come dire, abbiamo feedback ogni giorno rispetto alla replica precedente. Questo è da un lato molto bello, perché ti tiene sempre, come dire, sul binario, cerca di tenerci sul binario giusto per poter raccontare questa storia, e dall'altro appunto alle volte ti destabilizzi un pochettino, perché dici cazzo, come, ma mi sembrava che andasse bene. Cosa intendi per feedback? Cioè, cosa ancora? Ah, che ogni giorno prima di andare in scena ci riuniamo e così Fausto, poi anche noi, come dire, si fa una, diciamo, un'analisi anche veloce a seconda delle repliche della serata precedente, di come è andato il lavoro, di come è andato lo spettacolo, di come ci siamo relazionati magari con un nuovo spazio, di come abbiamo magari perso di vista alcuni temi importanti, di come cercare ogni giorno di in maniera molto presente al testo e ai temi del testo, di raccontare in modo vivo e corale, quindi in ascolto anche tra di noi, questa storia. E quindi è una fortuna avere l'autore, ma il regista anche, direi, che ti riporta, insomma, come dire, anche rispetto alla tendenza di cui parlava Fausto, che anche magari alle volte inconsapevole a abbandonarsi ad una certa comodità nel lavoro, ovviamente in questo modo sei un po' più,
tirato nel senso è richiesta sempre giustamente una presenza sul lavoro molto 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 alta. E invece posso dire un'altra cosa sul lavoro di direzione rispetto a ciò che già si è un po' detto, no? Sul fatto che Fausto non dirige in un modo appunto tradizionale, per cui vai di qua, vai di là così, di là in quest'altro modo, ma il lavoro che si fa su tutto il testo è un lavoro su delle posizioni interne, sul proprio rapporto con determinati temi che sono i temi che animano questa storia, e quindi quella è una grande difficoltà, nel senso, cioè è un bellissimo modo di lavorare, a me piace tantissimo, però alle volte ti coglie un po' impreparato, perché non è tanto trovare il modo in cui dire la battuta, ma è sentirsi nel modo giusto rispetto a ciò che si deve raccontare, quindi alle volte questo può sfuggire perché è qualcosa di profondo ma anche molto sottile, e quindi capita alle volte che sfuga di mano, ecco. È per questo che è un lavoro appunto che richiede un po' di vuoto, cioè un po' di silenzio prima di cominciare e poi provare a buttarsi, però avendo questi punti fermi, non è che non ci sono, ci sono, anzi, no? Però è un altro tipo di contatto nel lavoro. Posso chiederti una cosa che poi chiederei anche a Fausto? Lui è un regista che, come dire, è nelle sue funzioni di regista anche quando è in scena, nel senso che non fa il regista in quel momento, però per tutti voi è il regista, oltre che l'autore, voglio dire, è il regista. Mi chiedo, è proprio una domanda che vi faccio per la mia curiosità, gli attori che recitano con lui, e poi mi piacerebbe sentire cosa pensa lui, percepite in scena che lui in quel momento è il regista? Cioè lui svolge in qualche modo anche, come dire, in modo palpabile il fatto di essere regista mentre in scena, lo sentite questo? E tu? Rispondere? Sì, puoi rispondere. Penso che ci sia una precisa. Faccio a Federico la stessa domanda sul suo. Con Cecchi, lui. Ah, l'altro grande attore e autore che in questo momento sta. Ma che dire, Fausto è un compagno di scena sempre molto presente, no, al momento della scena, quindi questo sempre comunque. Capita, però magari mi sbaglio alle volte, di notare una come se avesse delle antenne ulteriori rispetto a quelle del lavoro attoriale, no? Però, e capita anche che uno si dica cosa ho fatto, che lui si fa sentire, cioè. Ma è una cosa molto sottile, ovviamente, non è che ti dice, non è un regista che ti fa in scena, cioè, no, assolutamente, anche perché ha un tale rispetto del lavoro attoriale dei suoi compagni e del proprio, anche che non lo farebbe mai. È una cosa che alle volte si può percepire, ma magari perché qualcosa non sta andando proprio nel verso giusto, e quindi ora poi sai, magari glielo attribuisci a volte, invece a volte ci becchi, insomma, dipende, però va bene, insomma, cioè, così capita. Ma sono antenne. A me non lo sente. No, però io non volevo dire necessariamente nel senso dirigistico, perché ho capito che tanto lui non è, per sua fortuna, un regista di quel tipo. Ma anche solo il fatto di, appunto, adesso non so, tu lavori con Cecchi, ma Cecchi mi sembra che sia un regista che in scena fa sentire di essere regista, mica perché ti dice cosa fare, ma perché senti che. Ecco, no, non so. Però... Ma no, questo direi di no. No. Cioè è un compagno di scena molto presente, come ho detto, non lo sento diverso dagli altri questo, cioè sento che è un mio compagno come Marianna, Jacopo, tutti quanti, no, questo no,
Poi sai, si osserva anche molto lo spettacolo dalle quinte, anche questa è una cosa, cioè tu senti che lui c'è quando reciti, che è bene, no? Però ecco, non è, io non la definirei una presenza, come dire, cioè, che si fa sentire in maniera ingombrante, assolutamente, questo. Ma allora no, tiravo in ballo Brugnone e Cecchi non per fare la festa del fatto che siamo tutti amici, ma perché è un riferimento teatrale importante per me in maniera indiretta e per Valerio Binasco, che è stato un suo attore per tanti anni in maniera diretta. Adesso io non so com'è questo Enrico qua, spero bene. Però la storia, una parte del modo di cercare la verità e la vitalità in scena per me viene dalla ricerca che ho fatto io insieme a Binasco, che lui ha fatto insieme a Carlo, e che per Carlo viene dalle esperienze del teatro di Edoardo De Filippo e dell'Event Theatre. Per cui chiedersi continuamente che cosa possiamo fare per rendere quello che sta succedendo in scena il più vero possibile. Per rendere il più vero possibile noi dobbiamo mettere insieme continuamente quella morte di cui si parlava, che è il testo a cui dobbiamo rendere conto, le prove che abbiamo fatto, per cui qualcosa che disgraziatamente è già successo, con il presente, con quello che sta succedendo per davvero, chiedendo al presente di essere il più forte possibile per riuscire a vitalizzare quella morte. È chiaro che adesso io non sto facendo nessuno sforzo per essere vero, non so cosa sto dicendo, non so cosa dirò tra un attimo, no? Per cui sono ovviamente dentro il momento. Se io ho un testo a memoria non mi basta essere spontaneo, appunto, non spontaneamente non succede niente, non mi basta essere spontaneo e disinvolto per essere vero, perché avendo un testo a memoria io so qual è il futuro, conosco il futuro, l'attività di conoscere il futuro mi rende appunto pigro, mi rende morto rispetto all'avvenimento. Allora questa qualità di morte va vitalizzata con un lavoro continuo. Per questo noi ci diamo dei compiti, per questo noi ci mettiamo in condizioni che le nostre repliche di uno spettacolo fatto 50, 60 volte siano imprevedibili, siano pericolose. Per farlo dobbiamo attingere a tutti i posti dove possiamo attingere senza distruggere lo spettacolo. Allora, Cecchi è un grandissimo campione, un grandissimo professionista nel fare pesare tantissimo il suo essere regista agli attori, al punto da creare a volte un clima di terrore che almeno è vivo, almeno succede qualcosa. Sarà come anche Edoardo, succede la paura, ma succede qualcosa di terribilmente vivo. Come andiamo avanti rispetto a quello? Dove studiamo? Io adoro il suo lavoro, adoro il suo teatro, mi interessa tantissimo, mi dispiace molto spesso vedere che è l'unico che si diverte, a volte no, molto spesso è l'unico che si diverte intorno a degli attori che mi portano un ottimo livello di terrore ma non si divertono tanto. Allora come andiamo avanti da questo, come andiamo avanti per riuscire a fare divertire una compagnia, no? Naturalmente io non posso fare a meno di essere il regista, di essere Fausto, di essere oltre a far finta di essere Carlo, però allo stesso modo Eva non può fare a meno di essere Eva, oltre a far finta di essere il personaggio che ho scritto, per cui è vero che loro hanno a che fare con il regista in scena, che ogni tanto dico ma è arrabbiato perché
nella sua commedia ha scritto molto arrabbiato, tra parentesi, o è arrabbiato perché c'è poco pubblico, o è arrabbiato perché non gli piace come sto dicendo la battuta. Allora, questo enigma lo devo giocare di continuo, perché nel momento in cui lo sciogli diventa una roba morta, diventa una roba tranquillizzante, no? Se, perché se io ti racconto che sono arrabbiato perché non mi sta, perché c'è poco pubblico, ma vaffanculo, fatela passare e fai bene la commedia, no? Se io vi racconto però tutti tranquilli, sono arrabbiato perché c'è scritto tra parentesi molto arrabbiato, beh, questo non crea quel genuino clima di terrore che dovrebbe portare in scena uno molto arrabbiato, no? Per cui io sono costretto a mescolarli in quanto regista, ma ogni attore è chiamato a mescolarli in quanto attore e ad attingere nella maniera più giocosa possibile secondo la mia estetica. Può anche farlo nella maniera più aggressiva possibile alla verità che ha a disposizione. Quindi noi pratichiamo un continuo far finta di amarci davvero perché credano che ci amiamo per finta, far finta di litigare davvero perché credano che litighiamo per finta, no? È un gioco di pericoli, di protezione che noi siamo chiamati a sfidare tutto il tempo con tutti gli strumenti e con tutta la creatività che abbiamo, no? E che a me interessa e che quindi cerco di prevedere anche durante il testo, creando delle zone microscopiche di improvvisazione. Ci saranno 3 battute improvvisate in tutto il testo, però sono degli appuntamenti che mettono, che creano l'imprevedibile, che quindi attivano gli attori e attivano il pubblico. Quando un attore improvvisa una battuta, il pubblico mantiene per 10 minuti la sensazione che quello che sta succedendo è improvvisato, no? E la scossa di adrenalina che capita agli attori sul palcoscenico quando un tuo collega ti dice un'altra roba, quindi è un'adrenalina che vive ancora per un po' di tempo, no? E quindi quello cerchiamo di fare, no? La cosa più bella che mi può succedere in teatro, ecco appunto, mi era successo tempo fa vedendo un testo molto difficile che è Finale di partita, che non è certo il mio testo preferito, di Carlo Acecchi con Valerio Binasco, era avere avuto per tutto il tempo, per tutta la durata dello spettacolo, la sensazione che se la stessero inventandoli per lì, che fosse tutta un'improvvisazione rispetto a dei piccoli incidenti contingenti, no? Per cui sono andato a casa, ho riletto, ero molto piccolo, ho riletto Finale di partita e mi sono stupito nel vedere che praticamente tutto quello che avevano detto era pubblicato da Einaudi, era tutto morto, no? Questa credo che sia la cosa migliore che ci può capitare come spettatori, no? Avere quella sensazione del sta succedendo veramente tra di loro in questo momento, contemporaneamente con la protezione del fatto che comunque è teatro, no? A me, se no è un happening, ed è molto interessante, ma è molto difficile poi che questo vada a raccontare una storia. Un happening non sappiamo dove va a finire, non ha quel piede nella morte, quindi quella previsione del futuro che danneggiano la recitazione, ma che fanno sì che io spettatore mi possa sentire protetto e fanno sì che davanti si possa far vedere non la realtà così com'è, ma la realtà compressa e quindi che ci consegni una storia, no? Noi in 2 o 3 ore pretendiamo di vederne almeno una settimana di vita. Interessantissimo quello che hai detto. Io, se non ricordo male, il finale dello spettacolo, più o meno, le battute sono, è una storia vera, più o meno, adesso ci do memoria, quindi e qua, non so chi dice, un po' sì, un po' no, e insieme 2 o 3 attori dicono è teatro. Non sei tutto a memoria, mi ha colpito molto perché ho trovato, naturalmente un conto è enunciare una cosa, un conto è viverla sulla scena. Per fortuna poi la vivete sulla scena, come hai detto tu, però poi alla fine enunci anche, che mi sembra anche un modo di, no, di renderla. Quindi mi chiedevo se queste battute finali sono un modo di dire, anche esplicitare quello che tu hai detto adesso.
Sì, un pochino sì, nel senso che ha questa specie di romanzo teatrale sovrabbondante di parole, di temi, di contenuti, di spunti, ci sono alcuni giochetti classici, un giochetto classico è il prologo che fa da critica alla scuola delle mogli, insomma, il prologo che contiene la critica formale allo spettacolo, travestita da critica di storia dell'arte, e poi un epilogo non molto amato da mio assistente alla regia, che però se ne va dopo la prima. L'epilogo da teatro antico, insomma, da teatro di Molière o Goldoniano, no? Dove c'è tutta la compagnia e scherza insieme al pubblico su quello che abbiamo visto, che quindi contiene questa innocua dichiarazione poetica, innocua perché da un certo punto di vista è la palissiano, contemporaneamente è una dichiarazione poetica, quello che vediamo a teatro è un po' vero, un po' finto contemporaneamente, insomma, ed è bello credere che sia tutte e due, no? Zoe è vera ma non è neonata a 5 mesi. E non credo abbia studiato la parte, diciamo, comunque. Ma insomma, sì, dai, lui sente quando deve entrare, di... sai? Tu dici? allora... senti, venendo magari anche al lavoro proprio, sì. Ho letto, se non ricordo male, che in un'intervista hai detto che ti piace chiamarlo un romanzo teatrale, quello che hai scritto, quello che voi recitate in scena. Adesso non mi sogno di riassumere la vicenda, se vuoi farlo tu, ma io diciamo... Ti chiederei però cosa vuol dire romanzo teatrale, cioè qual era l'obiettivo che ti sei posto scrivendo questo testo, pensando di recitarlo? È un affresco, è un racconto di una stagione della vita di alcune persone, molto lungo, quindi in questo senso è un affresco che però poi intreccia anche altre riflessioni sull'arte, sul teatro, insomma. E lui l'ha definito romanzo teatrale, quindi mi chiedevo... Allora, tante cose che cerco di sintetizzare. Una è una... quando provavo tantissimi anni fa Due Fratelli, mi sono imbattuto in un articolo di Gabo, di García Márquez, che citava però un altro autore che non mi ricordo, che diceva che un racconto, scrivere un racconto è tirare una freccia contro un bersaglio, mentre scrivere un romanzo è andare a caccia di conigli. Allora, quell'immagine mi piacque moltissimo e mi resi conto all'epoca che Due Fratelli era esattamente un racconto, era una freccia scagliata contro un bersaglio. E che in effetti a teatro era andare a caccia di conigli, no? La forma che assomiglia di più alla commedia è il racconto rispetto al romanzo, no? Come anche al cinema, i film di solito sono tratti da racconti, i film tratti da romanzi non vengono tanto bene, insomma, no? A quel formato lì, tendenzialmente, la narrazione drammatica. Però mi sarebbe sempre piaciuto andare a caccia di conigli. E l'opportunità di avere a che fare con tanti attori mi ha consentito quindi di andare verso una moltiplicazione della realtà invece che verso una sintetizzazione della realtà. E quindi volevo da un lato giocare al moltiplicatore di storie, da un altro lato mi piaceva farlo all'interno di una temporalità, e dall'altro lato volevo sperimentare un pochino in teatro una forma nuova, la forma, appunto, la forma romanzesca da un lato e la forma romanzesca del romanzo storico dall'altro, per cui intrecciare le vicende di questi personaggi con la storia d'Italia, con la storia d'Italia con la S minuscola, appunto, non con i grandi avvenimenti, con piccoli cambiamenti di costume che si riflettessero nella vita di questi personaggi e giocare ad avere dei personaggi che invecchiano, che attraversano delle vicende e delle generazioni che si specchiano l'una nell'altra per ritorni, per avvicendamenti e ritorni e non all'interno di un'azione drammatica chiusa. Detto questo, non sapevo dove sarebbe andato la storia quando ho cominciato a scriverla, ma
quindi stavo un po' lì ad ascoltare i personaggi, a vedere dove la portavano, ma mi piaceva il fatto che andare a cercare una donna scomparsa, andare a frugare dentro la testa di questa donna che non conoscevo e soprattutto farlo fare a più personaggi, per cui da punti di vista diversi, da angolazioni diverse, mi piaceva che potesse portare non alla scoperta del senso della vita, che sapevo tutti benissimo che è mangiare, ma ad affrontare i temi che fanno parte della vita, no? Per cui la politica, l'impegno sociale, il ruolo che ha l'arte nelle nostre vite, l'amore, l'amicizia, le relazioni parentali, genitori, figli, cose. Dunque tu hai detto la storia con la S minuscola, in realtà c'è anche un po' la storia con la S maiuscola, no? Cioè c'è un rapporto continuo fra quello che accade, riferimenti, poi il pubblico un po' se no lo richiama da solo. Dico con la S minuscola nel senso che penso alla Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordano o quel tipo di romanzo storico. Io volevo evitare di avere a che fare col protagonista che casualmente tutte le volte che succede la storia è proprio in quel posto lì, no? Che era questo destino da Firenze. Oh cazzo, passavo da Firenze e scoppiata l'alluvione, allora sono fuggito, mi sono trovato per caso in via Fari, ma allora ho fatto un incidente, no? Volevo evitare questa specie di eroe della storia che può essere simpatico per una farsa, ma di solito la storia ci succede così addosso, no? I miei genitori hanno fatto il 68 e io l'hanno fatto molto bene. E poi gli ho chiesto del 77, Bologna, i movimenti, l'AMA contestato, il P38 e via dicendo, e non sapevano assolutamente nulla del 77 perché io avevo un anno, per questo lo sono completamente perso, no? Allora mi interessa anche che la storia appunto non ci veda sempre pronti sull'attenti a cogliere al volo i suoi accadimenti, no? A volte ci tocca, a volte ci passa di lato. Per cui ci sono degli eventi storici che tornano, che sono presenti nelle vite dei nostri personaggi, però come immaginario, perché colpiscono fortemente il loro immaginario, a differenza di altri, no? Ecco, altri eventi storici invece che fanno fatti loro. Per cui è una storia che sta sullo sfondo, che scorre per i fatti suoi, che non ho bisogno di raccontarla, basta che la evochiamo, perché più o meno la sapete, insomma, voglio dire, il mio romanzo storico si esaurisce nel dire Fiat 131 a un certo punto, per una buona parte poi occupa un posto nell'immaginario, e che invece viene fuori in maniera tematica quando sono i personaggi ad andare verso la storia, no? Quindi verso il terrorismo, verso l'ideologia o verso la Londra degli anni 90, che per la nostra generazione è stata importante, per altri per niente. Dunque, credo che ci avviciniamo purtroppo all'orario di chiusura, quindi chiederei invece al pubblico se c'è qualcuno. Prego. Posso chiedere una domanda? Io ho visto lo spettacolo ieri sera. Mi è sembrato quello che c'è un microfono. Dall'evolversi della storia, che abbia fatto vedere diciamo i sessantottini come un fallimento del 68. Cioè, dalla descrizione e dalle battute che ho sentito, no? In particolare del personaggio, adesso non ricordo il nome, che era poi il suo amico, che era un di sinistra convinto, che a un certo punto secondo me si è proprio chiesto, ma allora abbiamo fallito tutto? Cioè, non è che lei in questo suo, diciamo, chiamiamola pièce, ha fatto in modo anche di esprimere un giudizio su quello che è stato il 68 e di come si è arrivato e di come hanno poi progredito i sessantottini fino, diciamo, ai giorni nostri.
Non è assolutamente nelle mie intenzioni, anche perché c'è tantissima gente che è così impegnata nel lavoro di criticare le gare 68. E per cui semmai se dovessi impegnarmi a cercare di dare un giudizio, ne darei un giudizio contrario, eventualmente. Capisco che ci sia, ahimè, questo tema nell'aria, tanto che lei, giustamente sul chi va là, ha sentito il personaggio di Giorgio dire noi abbiamo fallito, mentre mi pare che non dica e non pensi niente del genere Giorgio, no? Forse lo pensa rispetto alla famiglia, ma non alla politica. Sì, forse sto pensando in che momento, probabilmente quando la cena nel primo atto, quando noi discutiamo. Quindi probabilmente noi quel momento lì il personaggio di Giorgio, che è abituato a trovare delle risposte a un impegno sociale, a un problema, se vogliamo, di cuore, di relazione con le persone, in quel momento non trova risposte, quindi se la prende col mondo che conosce, ma potrebbe essere, penso, qualsiasi altro contesto. Adesso sto provando a immaginare. Sì, fa un grande minestrone. Fa un grande minestrone. Fascisti, terroristi, sua moglie, sono tutti. Esatto. Sì. Per un problema probabilmente di abbandono, che poi è quel discorso anche in generale del nostro spettacolo, di abbandonarsi ai nostri limiti, alle nostre capacità, a volte invece di stare in relazione con le persone. Quindi sì, penso che il concetto sia un minestrone di confusione. Anzi, alla fine, parlando della generazione dei figli, noi ci occupavamo di politica, quindi non c'è un rinnegare, c'è un sentirsi fallito, secondo me. Perché nel finale, invece, a Emma, quando Emma si chiede il senso, si pone le sue domande sul senso della vita, il personaggio di Giorgio entra dicendo noi ci occupavamo di politica, quindi non la vedo come un sentirsi di aver fallito, ecco. Ma è come dice noi ci occupavamo di politica? Ah. E comunque devo dire che io, adesso sono le 6:30, dobbiamo andare, però capisco cosa l'osservazione da spettatore, nel senso che il senso, diciamo, di certo che c'era un richiamo alle cose che dicevi tu, cioè, però all'interno di una riflessione che aveva non solo qualcosa di amaro, ma forse qualcosa anche di più, di un'amarezza. In questo senso io ho trovato anche che fosse una cosa interessante, cioè non ci serve a niente, come dire, un elogio acritico a cose, ci serve riflettere anche, quindi il fatto di essere puntellati su questo. Sì, ma neanche una condanna. Adesso lei dice giustamente, mi è sembrato di sentire un giudizio, no? E non è il mio compito, non è per dire se le è sembrato di sentire un giudizio negativo, mi dispiace, perché io invece ho un giudizio positivo. Non ho un giudizio né negativo né positivo, nel senso, o lo posso coinvolgere in questa conversazione perché mi interessa molto parlarne e perché è un gioco di società meraviglioso, dire cosa ci ha lasciato di bello, cosa ci ha lasciato di brutto, e 68 hanno fallito, no, hanno trasformato la società, le cose succedono e non sono in grado di dare una valutazione morale sulle cose che sono successe, non tornerei a prima, ecco, per tante cose, però non è il gioco che facciamo, dare dei giudizi storici. Il gioco che facciamo è scegliere dei personaggi, perché chiaro, laddove uno fa le scelte c'è una scelta, perché vuol dire che c'è una forma di engagement e di compromissione nella scelta che fa, però scegliere dei personaggi per tirare fuori dei temi e per discutere di temi, non dico in maniera completamente laica, perché non è possibile essere completamente laici, no? Però il gioco che noi facciamo è appunto mettere dei personaggi a
in faccia alle loro contraddizioni, confrontandosi con le loro contraddizioni e quindi portando in ogni personaggio le sue ragioni e i suoi torti e farlo scontrare con quelli degli altri. In questo non c'è un posizionamento da parte nostra nel dire questo è giusto, questo è sbagliato, questo personaggio ha fatto bene, questo personaggio ha fatto male, no? Come Shakespeare ci insegna, i suoi personaggi sono di solito delle persone deprecabili, ma il percorso che fanno come personaggio è interessante proprio in virtù del fatto che sono deprecabili. Quando si fa corso la storia recente è un pochino più delicato il meccanismo, no? Nel senso che se il mondo sembra storto, uno va a cercare di colpa di chi è e guarda subito nello specchietto retrovisore a vedere che faccine ci sono dentro quello specchietto lì, no? Allora noi raccontiamo ovviamente una storia di figli che ha un difficile rapporto con i padri, non perché quei padri, perché i figli hanno un difficile rapporto con i padri, no? E quindi nel farlo cerchiamo di mettere in scena ragioni degli uni e degli altri e attraverso questo una specie di sguardo sul mutamento sociale che c'è stato. Bene, grazie allora, grazie a tutti voi, grazie soprattutto al nostro Paladino, a tutti gli attori e chi non è stato allo spettacolo credo abbia ottimi spunti per andarci. Grazie.